Stiamo parlando di lingua madre, di identità culturale e lingua madre. Perché non ospitare una mamma, una nonna, un'attrice anche? Insomma, un piacevole ritorno qui negli studi di Cittadella con la signora Anna Mortato. Buongiorno Anna, bentornata. Buongiorno e grazie della mano di pittura. come dici me a Taranto, ma stai pitta. Non è vero, sono complimenti sinceri, è vero Vincenzo? Vedi Vincenzo come, vedi che faccia sincera che ha Vincenzo? È vero, non posso dire il contrario. Voglio crederci. Che si è preparata, ha studiato tutta la notte e ha portato delle dispense universitarie piene di cose belle. Che cosa ci hai preparato, Anna, per parlare della nostra lingua, la lingua tarantina? Ecco. Lo so, polpette. No. Okay. So e poi ti chiedo molte... anche qualche cosa di tuo, proprio qualche frase proprio che ti piace, ecco, nel frattempo di ricercare qualcosa. Ecco, ti chiedo questo. La frase che mi viene più facile da dire molte volte c'è si sto ed. A chi la dici questa frase? Mi ritrovo con un sacco di gente. Che fa che cosa? Cosa comporta da suedica? In famiglia? Ah, in famiglia ho un uomo meraviglioso al mio fianco. Ecco. E mi rompe, ma rompa proprio tutti i giorni. C'è a mangiare domani, c'è a mangiare stasera. Sempre a mangiare. Però. Ma sì, mi dispiace, è rimasto l'unico piacere. Da vita sua e da vita mia. No. Io ne farei qualcun altro, però questo mi tocco. Signora, sono le 8 di mattina, siamo in fascia iperprotetta, per piacere. Beh, vabbè, la cosa più naturale, più giusta, a dove stava Buccio? Questo non ci stava, onesto. Avevamo finita la vita. Vincenzo, noi ce ne possiamo anche andare. A perché... questo punto. No, sì. No, vai, mi dai gli spunti, perché io ti potrei dire delle poesie. Sì, allora facciamo così, perché se la riesco a trovare... adesso ti chiedo delle cose un po' più personali, dai. Perché mi voglio fare i fatti tuoi, poi cerchiamo tra poco nel secondo stacco le poesie. Vai. Ma questa lingua dialettale l'hai insegnata, l'hai tramandata ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, parlano, sanno parlare il nostro dialetto? Un pochino, non tanto. Come non tanto. E allora quando io ero ragazzina, parlare l'italiano era una cosa da poveri. Ah sì? Sì, era, vabbè, ci stiamo in da tarda vecchia. Ah, parlare in dialetto, sì, era, no. Sì, sì. Era quasi un dispregiativo. Sì, un dispregiativo, cioè diceva che appartenevi a un posto un po' brutto, un po' troppo terra-terra. Di conseguenza tutti noi sforzavamo di parlare l'italiano, quello a ognuno. Che a volte era un po'... zoppicante, ma barcollante. Il mio lo è ancora. Io ho fatto i figli, li ho mandati tutti a scuola, li ho laureati e ho fatto male. Hai fatto i sacrifici? Ma no, le sacrifici basta. ma la fregatura è che non ci posso parlare. Perché non capiscono? No. Mi riprendono tutto qua. Mo sono mi sfurano una put. Sono tutti professori, li conosco uno per uno. Sì. Quando parlo, io dico, non ha avuto. No, ecco. per farti un piccolo esempio, in ultimo, quando stanno loro, ho difficoltà a parlare. Niente, però ti diamo questa occasione, hai visto? Però devo dirti una cosa, Anna, lo sai, e non ti dico niente di nuovo, che poi quando invece stanno con gli amici, il dialetto fiocca, Sì, lo parlano, è un po' lo faccio parlare anche alle mie nipoti, perché comunque io parlo in dialetto quando stanno con me. È più autentico. Sì. Cioè, e quando rimproveri invece? Quando rimproveri no, qualcuno? No, c'è anche per sa capo. L'italiano si dimentica. Poi ho un dialetto molto colorito, per cui anche quando sono, scusatemi il termine, ma è quello giusto, incazzata, nera. Si può dire. La gente intorno a me ride. Ride e mi frega. O se ne scappa. No, ride perché dice che pure quando sto incazzato ti faccio ridere la cristiana. Mi piace il ritmo, mi piace la musica. Ecco. Le canzoni adesso non sono più le mie, ragazzi. Ecco, un titolo di una tua canzone proprio del cuore, proprio che ti piace, del passato. Qual è? Ce ne sono tantissime. Una. Potrebbe essere questa è la vera storia, Marinella. Mamma.
mamma mia, che lo puoi spiegare al ragazzo? Oppure che puoi cantare amore che vieni da me, fuggirai. Mamma, tutte quanto è romantica, però, tutte canzoni d'amore. Sì, ma fragadavi. Tra l'altro è stata c'è una bella cover di questa ultima canzone, Amore che viene, amore che vai, fatta dal nostro degno concittadino Diodato. Da bravo, Antonio, bravo, sì. Che ragazzo bravissimo. Ti piace Diodato? Bello, mi è piaciuto da morire quando in un'intervista con Mollica ha detto: hai telefonato a tua madre? Sì, dice, che ti ha detto? Ha detto: figli mio, mi stai facendo un re. Beh, l'ho adorato, me lo sarei mangiato. Bello quel dialetto su quella bella bocca. E bellissimo. Parlando di rapporto con i figli, abbiamo scelto alcune cose che riguardano il nostro dialetto e il rapporto con i figli. Con i figli, te ne avuta, mo non esiste più. Però il detto è valido. Sì. Mazze e panedde fanno la figlia bella. Ecco, quante mazze e quante panelle hai sfoderato in tanti anni? Io non me ne ricordo tante, però c'ho il figlio grande, Scipione, Daniele, sì, che dice che io lo rincorrevo qua a cucchiaio e qua a scarpa, con scarpone. Se tu non ti ricordi, ma mi facevi nuova. Però...